anche senza di te. Una fiaba contemporanea, una commedia sentimentale che pone l'accento su una riflessione pedagogica molto ampia, quella dell'educazione emotiva dei giovani, saper disciplinare le loro emozioni e gestire la loro rabbia affinché da adulti diventino concreti e seri, come predicava il Malaguzzi. Nonostante la soteria fosse stata molto osteggiata, questo film la premia. Nicolas Faporidis, Matteo Branciamore e Miriam Catania, i protagonisti, dietro una maestria di direzione di Francesco Bonelli. Abbiamo incontrato il cast e possiamo dare il via alle immagini. Anche senza di te, una fiaba contemporanea, una commedia sentimentale. Io l'avevo lasciato 12 anni fa, che stavo dietro ai banchi di scuola, me lo ritrovo a fare insegnante, maturo, consapevole e dinanzi anche un bivio. Lo trovo anche con una plomba e una flemma pazzesca, lui è Nicolas Faporidis. Ciao, innanzitutto benvenuto. Tutti questi anni sono passati? Non sembra. Non ci siamo più visti. Però il cappello, quello ti è rimasto, eh. Allora, insomma, sempre questo vezzo, diciamo così. Una passione per il cappello, è vero. No, questa trasposizione che pone l'accento su una serie di tematiche, no? Uno di tutto questo protagonista che per tutti i suoi riferimenti a lungo andare, e mi chiedo se nella tua vita c'è mai stato un momento del genere, per esempio un ruolo che non ti è stato assegnato, una grande risoluzione, un amore non corrisposto, un affetto a metà che volevi ricambiare di più? Ma sì, decisamente, un po' tutto quello che hai detto è nello stesso ordine anche. Ed è un percorso naturale della vita. Questo film è fatto di persone normali per bene che diventano eroi quotidiani, e la bellezza di questa storia è che non ci sono supereroi, ma persone semplici, maestri delle elementari, che rappresentano nel modo più ampio e anche forse più bello, diciamo, la spina dorsale di questo paese, no? Sono quelli che si prendono cura dei nostri figli. E questo film racconta i sentimenti, racconta le emozioni che vengono insegnate e che vengono allo stesso tempo gestite dagli adulti che pretendono di insegnarle ai bambini. È una storia di donne, una in particolare che però racchiude in sé attraverso i suoi occhi l'universo intero delle donne, quindi la fragilità, le passioni, i sentimenti, la complessità dell'universo stesso femminile. Ed è un film affascinante per questo, è un film che io consiglio agli uomini per capire quanto è meraviglioso e fragile l'universo femminile e come bisogna o bisognerebbe comportarsi con le donne. Tu che sei uno strenuo difensore, da pochi giorni c'è stata appunto la festa della donna, no? Cioè, come posso questa barriera ideologica di abbatterla, no? Su queste molestie, questa violenza di genere, no? E tu spesso ti vergogni anche da uomo quando succede, vedi anche nel campo stesso dello showbiz, no? Esattamente come dici tu, è un motivo per cercare di coinvolgere noi uomini e anche gli uomini più giovani, per fargli capire che certi comportamenti non possono essere adottati e che fanno di noi uomini degli uomini miserabili, uomini che non meritano neanche l'aggettivo uomini, siamo piccoli, ometti, che si comportano in un modo triste, umiliando, mortificando il talento e la dignità, ma soprattutto la dignità la perdiamo noi nel momento in cui compiamo un certo tipo di atti. Allora forse questo film che racconta le donne per quello che vivono e per il loro mondo, il loro modo di pensare, forse potrebbe aiutare anche gli uomini a capire come ci si relaziona con una donna, quanto è fragile e meraviglioso allo stesso tempo il loro universo e che va protetto e non va certamente non va toccato, no, assolutamente, e meno di ogni altra cosa va usata violenza contro le donne, perché quello non è neanche da piccolo uomo, quello è da bestia. Senti, tu nel film gradualmente ti innamori della protagonista, no? Appunto sì. Sara, l'amore che sentimento è per te? Che tu sei uno in chiaroscuro, no? Che ama tanto, però al tempo stesso, ecco, se devi viversi delle opere a metà preferisce confinarsi, viversi da solo. No, io amo in modo totalizzante, ma considero l'amore un sentimento molto privato. E proprio per questo lo conservo in un modo quasi maniacale, quindi proteggo le cose che amo, le proteggo da tutto quel circuito, da tutto quel mondo, nel mio caso un mondo frenetico che spesso mette alla prova le relazioni, vuoi anche per il fatto che tanti ne parlano, tante persone che tu non conosci, quindi preferisco mantenere le cose, le persone che amo in una cerchia ristretta, vuoi forse perché ne sono anche geloso e quindi me le conservo, i miei amori, la mia famiglia, le mie amicizie, io poi di amori parlo a 360 gradi, non solo uomo o donna, le persone che amo le proteggo
da tutto e anche dai fastidi che potrebbero eventualmente provare nell'avere me come amico, come compagno, perché desto curiosità e di conseguenza anche loro, ma molte di queste persone sono riservatissime come me. Infatti ti ho sempre detto, io voglio una donna col pigiamone, una sorta di conquilina che si rende più complice, che vada a primordiale rispetto al mio innamoramento, no? In questo senso. Sì, era un modo di definire provocazione, la, però. Sì, la comodità di avere una persona accanto con la quale essere complice e non dover dimostrare continuamente, non dover vivere la conquista in un modo ossessivo, quindi una donna col pigiamone è un riferimento all'essere un po' più rilassato, una vita un po' più di casa, un po' più di noi piuttosto che noi in mezzo agli altri. Questo era il senso. Poi il pigiamone fa ridere, che detto così sembra che... Alla stessa stregua, sorridiamo un attimo, questi schiaffi non montati, no? Mi hai detto che ti sei levato qualche sassolino proprio con Matteo, tra questi dati ricevuti, no? Di schiaffi. Ma Matteo è un mio grandissimo amico, gli voglio bene come un fratello, quindi ci siamo divertiti e come due amici maschi, ovviamente questo gioco di prenderci in giro o raccontare aneddoti di set come questo qua, delle scene di colluttazione dove accidentalmente sono partiti degli schiaffi, ma qualcuno li ha presi, qualcun altro nemmeno, però no, nel film sono io che li prendo. Senti, hai avuto la fortuna di lavorare con Ridley Scott, no? Che è una forza della natura, la sua energia penso ti avrà contaminato sul set, no? È ulteriore vanto per arricchire ulteriormente la tua esperienza, il tuo background, no? Di attore. Beh, è un'esperienza bellissima, lavorare con una persona di cui ho grandissima stima, un regista che ho sempre guardato, ho sempre adorato, e poterci lavorare insieme è stato un privilegio per me. Poi per il resto è una persona dolcissima, carinissima, molto a modo, quindi ti mette in una condizione di poter lavorare alla grande ed è stato un bellissimo film, una bellissima esperienza per me. E chiudiamo un'altra bella operazione, perché da poco sei rimasto folgorato anche dal teatro, no? Un anno e mezzo, quasi due, no? In assoluto. Però io dico, soprattutto questo, mi piace molto questa operazione che è presentata anche un bel cast, devo dire. Vero. Anche lì il tuo impeto, la tua forza, la tua interpretazione, devo dire anche quando si lavora di pancia col pubblico, ti dà una forza ulteriore, no? D'impatto. E tu sei molto gentile, io ti ringrazio. Sì, è esattamente così, il pubblico in live ti permette di avere un'esperienza molto più forte, perché hai 3, 4, 500 persone ogni sera e il piacere di condividere quel palcoscenico con questi attori per me è un onore ed è un esercizio che ogni attore dovrebbe fare. La trasmissione, i protagonisti, un saluto col tuo stile guardando in camera. I protagonisti, a voi che guardate i protagonisti, un saluto e vi invito a venire al cinema anche senza di te. Ciao. Grazie, a presto. A te, ciao. Anche senza di te, una fiaba contemporanea, una commedia sentimentale, sono un attore incisivo, simpatico, ironico, un mattacchione, Matteo Branciamore. Innanzitutto ciao e benvenuto. Ciao, grazie, grazie per la presentazione, tutti questi complimenti. Senti Matteo, questo medico in carriera, Andrea, che antepone il lavoro alla vita privata, se ti è mai successo poi nella vita reale? Non così tanto, Andrea è veramente poco empatico nei confronti di Sara, l'ama un po' a modo suo e mette, come hai detto bene te, il lavoro prima dell'amore, e questo crea un po' di problemi in una coppia, però secondo me è pieno di uomini che fanno così, ne ho visti tanti. Tu lotti anche per l'acquisto di una donna, no? La competizione in genere ti inebria o ti inibisce? Dipende da periodi. Si parla anche di matrimonio, no? Che tu un po' scappi, ma che istituzione è per te? Vediamo quanto sei cresciuto nell'anima. Beh, in realtà no, nel film non posso svelare, io non scappo, però secondo me se vai a fare il passo e poi scappare è un po' da codardi, nel senso uno ci deve pensare bene, questo è il consiglio che dico io ogni volta. C'è anche un inciso sociale molto interessante sull'educazione emotiva dei giovani, no? Devono disciplinare le loro emozioni e saper gestire la rabbia. Tu che ne pensi? Oppure, e anche tu come sei stato educato da giovane? Guarda, la mia ignoranza purtroppo in questo campo mi ha fatto conoscere il metodo Malaguzzi proprio grazie a Francesco Bonelli e al film. L'ho trovato molto interessante e mi faccio anche la domanda perché il metodo Malaguzzi si applica in tante parti del mondo e non in Italia. Secondo me un pensierino lo farei. Senti, tu hai dichiarato l'anno scorso che eri dipendente dal sesso, no? Poi ne sei uscito, è stata anche una provocazione. Sì, ecco, nel film c'è proprio Alessio che fa il pornattore, no? Sì. In quel momento, insomma, che hai pensato? No, va bene, sono due cose completamente diverse, però secondo me è molto divertente anche il ruolo di Alessio che fa il pornattore che invece vuole diventare attore, cioè che cerchiamo sempre qualcosa che non abbiamo, no? Quanto alla dichiarazione, sai perfettamente, come hai detto te, che era un po' una provocazione, nel senso che poi viene sempre travisato, diventa più di quello che è. E si schiaffi che non sono montati. Sì. Tu sai che Nicolas mi ha detto, mi sono levato qualche sassolino con sì. Matteo. Sì, abbiamo
abbiamo avuto una giornata di sette molto intensa quando c'è stata la famosa colluttazione. E lui si è anche sbagliato, così dice, e mi ha preso un pieno per davvero, quindi ne ho presi parecchi sul filo, perché anche da un'altra attrice. Sì. Se ti rievocassi James Franco? Se mi? Ti rievocassi James Franco? Per me James Franco è un genio assoluto, cioè anzi, è uno che ha dimostrato che fa veramente quello che vuole fare, è un artista tutto tondo e non si fa ingabbiare in un cliché. Anzi, secondo me è un esempio. Adorerei fare robe alla James Franco, magari, ci metto la firma. Prima si parlava di amore oppure di matrimonio, ma la tua donna, devo pensare, visto la tua ironia, la tua stessa versione al femminile? Sì, non ripeto, secondo me è meglio soli che male accompagnati, questa è una cosa che dico sempre e che ti salva tante volte. Senti, il futuro di Matteo, il 2018? Per ora sta andando a gonfie vele, adesso speriamo di continuare così, sono tanti anni che va, tante cose vanno bene, quindi speriamo sì. Tu c'hai un presagio con Nicolas, stanotte prima degli esami ai Cesaroni, come di già hai deposto il sigillo, già agli albori, no, della sì, nostra carriera. Sì, quella è una fortuna barra sfortuna, perché quando inizi presto poi devi comunque dimostrare sempre, esatto, confermarti, però la strada è ancora lunga. La cosa bella sopra di fare l'attore è che non smetti mai né di imparare né di studiare, ma soprattutto di fare ruoli, che non è che c'hai un timing come quando sei un atleta, che a un certo punto non puoi più lavorare. A 70 anni, 60 anni, 50 anni in teoria puoi ancora fare l'attore, quindi quella è una grande cosa. Guarda un po' Tony Servillo, qua giochiamo in casa. No? Fantastico, sì, assolutamente. Guarda un po' la trasmissione, si chiama I Protagonisti, con la tua verve come li saluteresti? Allora, I Protagonisti, non mi fate arrabbiare, eh? Un bacio. Grazie. Grazie. Una fiaba contemporanea, una commedia sentimentale, anche senza te siamo in compagnia del regista, devo dire una mente molto creativa che incide molto anche dietro una riflessione sociale molto ampia, ma ne parliamo direttamente con lui, è Francesco Bonelli, anzi, ciao e benvenuto. Ciao, grazie, per me è un onore essere qua a Napoli. Hai messo un inciso su una serie di tematiche, no? L'amore, le varie sfumature, poi anche con questa riflessione di educazione emotiva, anche in chiave pedagogica, il Malaguzzi, no? Sì, dove questi, Malaguzzi, ecco, questi... che è una nostra gemma italiana, poco riconosciuta, no? Osteggiata e fraintesa, perché è una gemma che veramente ci dà lustro ed è giusto dare un tributo a questo grande maestro. E prima chiacchieravamo, noi ci confrontiamo con tanti problemi sociali e spesso una delle ragioni di questa esplosione di malessere, di ferite, è che le prendiamo troppo tardi. È molto più semplice, e questo l'hanno capito bene i paesi nordici, intervenire quando il cervello è giovane e quindi quando siamo in una fase in cui il cervello è elastico e plasmabile. Duttile, no? È duttile. E tanti hanno fatto proprio dei conteggi di centinaia e centinaia di miliardi che si possono risparmiare socialmente, non solo donando alla persona una vita migliore, ma anche evitandosi tante vetrine rotte e tante botte in casa e tante donne maltrattate, semplicemente insegnando alla persona a gestire la rabbia, a gestire la frustrazione. Eventualmente una persona, se impara queste cose quando è molto giovane, invece di picchiare la moglie, accetta le cose come sono e si orienta. E questo orientamento è Taranto, il capoluogo ionico. Cosa c'è di tutto questo? Perché so tante sfumature, tanti bei orizzonti, Taranto, no? Anche una bella cornice. Taranto è una meravigliosa cornice, condivide questo con Malaguzzi, che è una gemma italiana non riconosciuta, perché ci sono delle polemiche sacrosante anche, però che vanno ad offuscare una bellezza assoluta del luogo e il calore di una civiltà e di un popolo che ci ha accolto a braccia aperte proprio perché era in attesa di un riscatto. Invece voglio sapere, lì c'è un prodotto di quella terra, Alessio Sacara, no? Che fa il pornattore. Sì. Lì è arrivato tramite un provino questo ragazzo che ha dimostrato, devo dire, una interpretazione. Quanto ti ha sorpreso? Molto, perché io ero un po' preoccupato sinceramente. Arriva questo campione del mondo di lotta nelle gabbie, tu che sei un regista, insomma qualche notte insonna te la fai, però invece lui ha avuto un'umiltà e una caparbietà nell'impadronirsi di questo ruolo commovente. Proprio in questo è attore, perché si è offerto al suo ruolo con grandissima umiltà. Poteva anche farlo meno, perché è un campione del mondo, poi può anche fare un film con la mano sinistra,
Invece lui non l'ha fatto, l'ha fatto con grande cuore. Un motivo per venire a vedere questo film? Guardando in camera. Perché tutti noi viviamo un disagio interiore che non riusciamo a comunicare, che non riusciamo a condividere e che invece si può cercare di capire ripartendo dalle cose più semplici, ripartendo da un'educazione di queste cose di cui siamo assetatissimi e invece alle volte preferiamo sfogarci invece di riflettere. Grazie Francesco, è sempre buon operato. Grazie, grazie a te.